vertice bancario mondiale tratta da sempre l'umanità come se fossero bestiami d'allevamento. Ne volete una prova? La ragione è molto semplice. Tutti questi vertici sanno che il denaro per gli uomini è come l'acqua per i pesci. In tempi di siccità che fanno i pesci? Abbandonano le zone aride e vanno nelle pozzanghere d'acqua. Su questa regola i banchieri dell'Ottocento hanno spostato milioni di uomini dall'Europa all'America del Nord, creando rarità monetaria in Europa e abbondanza di monete in America. Che cosa bisogna fare allora per risolvere il problema delle immigrazioni? Noi l'abbiamo detto. Ogni popolo deve essere proprietario della sua moneta. Cioè noi, quando vengono qui gli extracomunitari, è giusto che noi diamo a loro l'ospitalità dovuta secondo coscienza cristiana. Qua non c'è dubbio, bisogna avere l'ospitalità. Però poi bisogna dirgli, se tu vuoi i soldi a casa tua, tu devi avere la proprietà della tua moneta. Allora ogni popolo, per capire, fare questo, si deve mettere contro la rispettiva banca centrale. Perché la proprietà va tolta alle banche centrali e va restituita ai popoli. Quando i popoli torneranno a essere i padroni della loro moneta, il gruppo degli allevatori di bestiame umano, cioè dei grandi usurai che sono diventati i padroni del mondo e che trattano gli uomini come se fosse bestiame d'allevamento, questo non si potrà più tollerare e non ci sarà più. Quando noi vediamo che, per esempio, nel Kosovo ci sono i proiettili che portano uranio impoverito e che causa le malattie che sappiamo. Ora, quando si fabbrica questo proiettile, è chiaro che lo si fa in funzione di certi scopi, perché questi scopi sono previsti perché prevedibili e quindi voluti. Chi è che usa questi? È come se io usassi dei disinfettanti per ammazzare dei parassiti che stanno in campagna. Io quando voglio ammazzare i parassiti, che faccio? Prendo la pompa, ci metto l'acqua, ci metto del solfato di rame o degli altri disinfettanti, vado in campagna e disinfetto. Questi che hanno fatto? Hanno detto, come si ammazzano i microbi? I microbi si ammazzano con disinfettanti. Allora, siccome il disinfettante qui non va bene, allora che facciamo? Facciamo questi proiettili, perché una volta che sono sparati i proiettili continueranno a usare questa funzione che porta alla morte. Questi sono dei produttori di morte, questa gente non ama, non ama, non è capace di amare e quindi non è capace di servire. Questa gente è capace solo di servirsi, perché si sostituisce al principio dell'amore verso gli altri, l'amore di se stesso. Al principio del giudizio di valore che crea utilità si sostituisce un giudizio di pseudovalore che crea l'egoismo. Il principio dell'utilità coincide con l'utilità di se stessi. E naturalmente su queste premesse si scatenano tempi di decadenza, perché comandano i peggiori. Noi stiamo vivendo tempi di decadenza, perché purtroppo al vertice del sistema monetario e politico mondiale c'è gente che considera l'umanità come se fossero oggetti, animali, bestiame da allevamento.